all'inizio era tutto molto confuso. Non sapevo dove volevo andare. Non sapevo cosa volevo fare. Avrei voluto essere come il capitano della tempesta. Matematica. Non sopporto le pubblicità, quelle che chiedono soldi per l'Africa. Non sopporto le otiti. Alcuni politici, molti politici. Le persone che indossano le pellicce. La gente che fa rumore mentre mangia. Le briciole sulle lenzuola. Mio fratello. In alcuni momenti non sopporto me stessa. Quel cielo è il nostro cielo. Quel sole è il nostro sole. E finché quel cielo rimarrà lì, io mi sentirò a casa. A quel punto, quasi impercettibilmente, la sconfinata dolcezza della semplicità mi stringe a sé. Sei a casa, Chiara. Quello è il tuo stesso cielo. Bello! Anche io. Io, se ero un re, volevo il tuo stesso cielo. Per arrabbiare, non aver tempo di suonare la mia chitarra. Ti fa arrabbiare mio fratello, che non dimostra il suo affetto. Mi fa arrabbiare non poter fare l'amore. Mi fa arrabbiare mia madre, che piange, perché ha un figlio come me. Che succede? Ma che fate? Il burattino sono io! Come ti sei fatta grande! Ma quanti anni hai adesso? Solo 15 anni? Sei proprio sicuro? Mangia, gioia. Hai mangiato la frutta? Mangia la frutta. Non è che mi diventi anoressica? Con chi esci? Quando torni. Metti la sciarpa. Ma non hai freddo? Hai caldo. Perché non ti vesti meglio? Quando vai a tagliarti i capelli? Ma questa è barba! E quello sguardo? Sei forse innamorata? Chi è Luca? Siamo sicuri che sia solo un amico. Tesoro, a me puoi dirlo? Ce l'hai il fidanzatino? Chi per primo ci farà diventare bisnonni? Sei arrabbiato? Sei sicuro che vada tutto bene? Perché non parliamo un po'? Sente che si fa la doccia! Basta! No, no, no! Come un urlo liberatorio che esplode nel silenzio. Come si descrive un istante? Forse le parole non bastano. Forse... No! Adesso proverò a far arrivare la mia opinione attraverso un viaggio senza direzione. E ho cominciato a vagare, a sperimentare nuove strade, a cambiare direzione. C'era qualcuno che mi teneva per mano e che mi stava accanto. Poi all'improvviso
che sono trovate sopra. Alcune luminose, profumate, allegre. Altre buie, piene di roghi che mi feriscono, che mi abbracciano. Una mano stringe quella di chi mi sta aiutando e l'altra quella di chi ha bisogno di ciò che può soffrire. Quello che so è che continuerò a camminare. Un burattino. Un libro. I miei sogni. Non è giusto! Io non ho ancora fatto il mio spettacolo!